Chiara Ferragni e Fedez, famiglia felice, a otto zampe. Un ritratto di famiglia a otto zampe per Chiara Ferragni, Fedez e Matilda, la tenera bulldog francese che intenerisce entrambi i suoi padroncini. I due fidanzatini d'Italia non riescono proprio a stare senza di lei, la cagnolina, infatti, si è guadagnata la terza piazza del loro letto, quasi, matrimoniale. Chiara Ferragni, Fedez e Matilda, trio felice. Che sapore ha la felicità? Se dovessero rispondere Chiara Ferragni e Fedez, forse, potrebbero farlo con una foto come questa, ecco una famiglia felice, e le zampe sono davvero tante. 8, per la precisione, visto che il terzo elemento, almeno per ora, è rappresentato dalla bellissima Matilda, bulldog francese molto amata da Chiara e non solo. Anche il rapper milanese è piuttosto affezionato alla cagnolina, visto che, sotto sotto, sa perfettamente quanto la debba ringraziare per il suo fondamentale contributo nella conquista della padroncina. Di cosa stiamo parlando? È presto detto, visto che il papillon di Vuitton indossato da Matilda è super protagonista in uno dei grandi tormentoni inciso da Fedez e Ilungax. Si tratta, come tutti i fan più appassionati ricordano perfettamente, del brano Vorrei ma non posto, hit dell'estate 2016 e galeotto dell'amore tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo aver ascoltato la canzone e il riferimento alla sua splendida bulldog, la fashion blogger più in del momento ha colto subito la palla al balzo, registrandosi in un video dove si diverte a canticchiare proprio il verso a lei dedicato. Fedez, ovviamente, vede il post e rafforza subito il messaggio lanciato con la sua musica. L'approccio, a dire la verità, è dei più diretti, ma alla Ferragni piace proprio per questo e i due, così, cominciano a scriversi sulle chat dei social. Da lì al numero privato il passo è molto corto, il resto è storia. Tra l'altro, proprio pochissimi giorni fa a Parigi, i fidanzatini più amati d'Italia hanno festeggiato il loro primo anniversario. È però nella capitale italiana della moda, in effetti, che Fedez aveva dato appuntamento a Chiara, o forse è stata lei a suggerire il luogo visto che, stando alle fonti di Instagram, i due ragazzi hanno mangiato insieme per la prima volta proprio nel ristorante dell'albergo preferito dall'influencer. Con la Francia? C'entra e come, visto che si tratta del Palazzo Parigi Hotel e Grand Spa Milano. Matilda cagnolina amatissima, Chiara e Fedez la adorano. Matilda, non c'è che dire, è davvero la mascotte della coppia più chiacchierata d'Italia, Chiara Ferragni e Fedez non la lasciano da sola neanche durante la notte. Come si evince dagli scatti condivisi su Instagram e nelle stories, la bulldog francese si è ben posizionata nel letto nel blogger e rapper, spesso dilungandosi in pisolini anche in tarda mattinata, godendosi tutto lo spazio possibile. Visto che il cognome di Matilda è Ferragni, come indica il profilo Instagram a lei dedicato, diciamo che la sua vera padroncina sarebbe Chiara. Ma la cagnolina color nocciola adora il loft milanese di Fedez e si è ormai ambientata piuttosto bene sul suo parquet. Sarà questo, dunque, il luogo dove deciderà di prendere la sua residenza definitiva? Sulla questione, forse, bisognerebbe porre domande ai due futuri sposi che, ancora, non hanno rivelato nulla in merito.